Aspetta, siamo in diretta. Perché è così buio? Il topolino? Ciao, ci siete? C'è qualcuno? Però è buio. Il topolino. Ciao? 7. 9, 12. Aspettate un attimo e arrivo, eh. Aspettiamo che un po' di signore si colleghino. È buio buio. È buio buio. Vediamo che cosa succede, eh. Ciao, ci siete? Facciamo delle prove un attimo, eh. Voi abbiate fede. Speriamo che dopo si schiarisca, perché se no facciamo notte qua. Siete in 29, ancora 2 minuti e incominciamo. Ciao a tutte. Oggi una signora che è venuta qui mi ha detto: ma lo sai che prima che inizi la diretta ti si sente parlare? Sì, certo, lo facciamo apposta in modo tale da dare la possibilità a tutti di connettersi, perché se inizio a parlare come le prime volte, quando non c'era nessuno, dopo gli altri restano indietro. Mi fate vedere il topolino, redazione? Si muove tantissimo, per favore. Si trema tutto. Adesso sta inquadrando delle altre cose. Ma... ci siete? Siete in 49, 48, adesso possiamo 51. Iniziare. 51. Questa sera il cameraman poi può non parlare tutta la sera? Grazie. Va bene, io direi che possiamo iniziare. Metto qui le mie cose. Eccomi qua. Buonasera e benvenute. Ci siete? C'è la redazione. Cos'è che non vede? No, no, vediamo tutto. Ok. Tutti mi vedete? Riuscite a vedere bene? Sì! Se non sono così non li vogliamo. Allora, benvenute alla seconda parte del... Non fate casino. No, no. Benvenuta alla seconda parte del... Cosa facciamo questa sera? Appliqué. Dell'appliqué in miniatura. Allora, mi sono messa il maglione, ma adesso ho caldo. Ma del resto fuori fa freddo. Allora, prima cosa. Io non lo maltratto il cameraman. Me lo dite sempre. Ah, povero cameraman che è maltrattato. Non è maltrattato. È giusto così. Cameraman, via. Allora, l'altra volta vi avevo fatto vedere un po' di appliqué, come si faceva con le bacchettine, l'appliqué in miniatura e tutto quanto. Vi faccio un refresh così vi ricordate tutto da capo. Poi questa sera passiamo alla cucitura. Ci siete? Dite sì? Sì, tutti dicono sì, eccomi! Va bene, ok. Possiamo andare avanti. L'altra volta vi avevo fatto vedere. Per chi l'altra volta non c'era e non ha avuto la possibilità di guardare il video, le bacchettine appliqué, che sono quelle che abbiamo utilizzato per fare delle piccole parti per quanto riguarda l'appliqué. Non tutto l'appliqué viene fatto con queste. Queste nascono per fare i piccoli pezzi, quelli di precisione. Noi l'altra volta avevamo realizzato parte di questo lavoro. Si riesce a vedere bene? Sì. Avete domande riguardo alle cose che abbiamo fatto l'altra volta oppure era tutto chiaro? Tutto chiaro. Non rispondete? Un attimo. Ah, scusate perché il computer arriva un pochettino dopo. Siamo in HD questa sera? Chi lo sa, vedremo poi. Allora, vedete che piccole parti siamo riusciti a fare con le nostre bacchettine? Chi ce le ha già provato a farle oppure no?
Tutto chiarissimo, chiarissimo, chiaro. Ok, tutto chiarissimo. Tutto chiarissimo come oggi, dopo arrivano le domande, quelle, quanto costa questo, quanto era grande quell'altro. Oggi ho fatto, per chi non è iscritto al gruppo, di che cos'è il gruppo? Fatta. Ogni tanto erbario. Dell'erbario, ho fatto la matta, perché se ascoltate le misure, dopo ci risparmiate magari delle domandine in più. Ascoltate bene, casomai fate adesso tante domande, così avete modo di avere delle risposte chiare e dettagliate. Ok? Allora, abbiamo fatto tutto il nostro lavoro. Che cosa abbiamo utilizzato? Bacchettine, pinzette. Devo metterle. Puoi tenere il microfono più vicino? E non c'è un microfono qua, io posso alzare la voce al limite. Spegne è quello? Quello, e proviamo a spegnere quello. Vediamo se così mi sentite meglio. No, è quell'altro. Proviamo a sentire se mi sentite così. Allora, bacchettine abbiamo utilizzato, pinzette, le nostre forbicine zigrinate, perché avevano la zigrinatura, io vi ricordo tutto, da una parte della lama, in modo tale che quando io vado a tagliare le piccole parti non mi scivola il tessuto o il tessuto non tessuto sulla punta. Ora mi sentite un po' meglio? Speriamo. Detto questo, è necessario che io vi faccia rivedere come si incolla oppure ci siete tutti? La carta che c'è qua sotto, oggi qualcuno mi ha chiesto, ma posso mettere la freezer paper? È un'altra tecnica quella della freezer paper, è quella dove si taglia sotto e poi si sfila la carta. In questo caso noi non andiamo a tagliare niente, ma lasciamo tutto dentro, perché poi quando vado a lavare diventa tutto morbido. Ci sono due tipi di stabilizzatore, difatti. Intanto sposto il ferrino da stiro prima che mi scotto. Avevamo uno stabilizzatore, che era quello della Pliquick, che è bianco, è un tessuto non tessuto con la colla su un lato. Io lo so che queste cose ve le ho già dette, ma vista la quantità di domande che riceviamo, io ve le ridico da capo, come i Teletubbies. Quindi, da una parte la colla ed è fatto di tessuto non tessuto. Potete tranquillamente tagliarlo con le forbicine o con qualsiasi tipo di forbici, perché è come se fosse una stoffa. Poi avevamo un altro tipo di tessuto non tessuto, che era questo qui, che era quello idrosolubile. Quindi è un foglio, adesso vi faccio vedere quello da cui ho staccato il topolino l'altra volta. Topolino. Da una parte ha la colla, da questa parte è sempre un tessuto un po' tessuto, un pochettino più rigido di quell'altro che resta dentro, perché quello che resta dentro ha bisogno di essere proprio tanto morbido. Questo qui, la sua qualità, diciamo così, è che dopo un paio di lavaggi scompare, quindi vi resta il vostro appliqué tessuto su tessuto cucito. E un'altra domanda che spesso mi fanno, ma lo dobbiamo cucire? Sì, è un corso di cucito questo, quindi sì, colla, facciamo un bel decoupage, questo non è decoupage, qui si cuce tutto, o a mano o a macchina. Quindi abbiamo usato questo. O quell'altro, ed è qua dentro. Non vi faccio vedere come si incolla, vero? Fate no? Vogliono sapere come si fa a tenere fermo il tessuto mentre usi le bacchette dopo. Allora, difatti anche oggi mi avete scritto, qualcuno mi ha scritto, come faccio? Uso le bacchettine e il tessuto mi gira su se stesso. Angela, mi sembrava la signora che l'aveva chiesto oggi. Brava, sì, appena sì. Chiesto se ricordava la sua domanda. Certo che mi ricordo di tutti i clienti. Tutte le domande che mi fate magari no. Sotto, su che cosa faccio le domande, poi tu scrivi, loro leggono e mi rispondono, io ti parlo. Su che cosa lo stai usando? Perché se gira, può essere che tu sotto abbia un piano tanto liscio. È sempre lei che ha fatto la domanda. Sì, sì. Sotto hai un piano tanto liscio, tipo lo stai usando sul tavolo, oppure metti sotto un supporto. Perché se ti gira tanto e non è sul tavolo, prova a mettere sotto un cartoncino, sai, di quelli di cartone marrone, che fa leggermente più attrito. Adesso faccio rivedere una cosa, così poi anche Angela e le altre lo vedono meglio. Quando io ho dei pezzi, la bacchettina, si può vedere da vicino vicino, per favore? La vado a tenere in questo modo e schiaccio.
si vede? E schiaccio in modo tale da fissare. Casomai adesso vi faccio vedere un pezzettino come si rifà, così vi rifate un'idea e facciamo un piccolo rinfresco rispetto all'altra volta. Quindi se tu lo metti su una superficie che non fa tanto attrito, lui sta lì fermo e poi devi schiacciare con le bacchettine. Faccio rivedere un attimo, così io ho qui un orecchio di bestiolina, ma questa è carta termoadesiva, non va bene, io ho bisogno la wash away. Allora, per disegnare sulla colla abbiamo bisogno una matita di questa, una matita leggermente grassa che ci permette di disegnare dalla parte della colla e non dalla parte del tessuto, ok? Faccio vedere. Nel caso io avessi il mio fiore, a Silvia chiedi se può usare le forbicine zigrinate sulla carta adesiva Item Bond, quella lila, se sì. Non la rovini. Allora, se non la rovina. Si possono usare su tutto, il problema è che alla lunga quella è sempre carta, allora qualche taglio lo posso fare. C'è un altro problema, che quando vado, nel caso dovessero cadervi di punta o sfilate la lama, nel caso doveste andarle a fare arrotare, mi dovete arrotare solo la lama, quella senza la zigrinatura. Tantissimi anni fa avevo un paio di bellissime forbici con la lama zigrinata, tra l'altro della Olfa, le ho portate dall'arrotino perché non tagliavano più, perché avevano tagliato il ferro, il cartone, tutto quanto, e la zigrinatura va via. Siccome la prerogativa di queste forbici è proprio che sono zigrinate, puoi tagliare dei piccoli pezzi, però sai che alla lunga devi portarle ad affilare e le dovrai affilare dalla parte non zigrinata, solo quello. La signora Angela dice che ha capito, userò il cartone più ruvido. Perché finora dove lo faceva l'Angela? Sul tavolo. Signora Angela? Faccio vedere una cosa adesso, così vi faccio, mi siedo. Poi mi prendo una sedia con le rotelle le prossime volte, e anche oggi non ho il cestino, non importa. Allora, nel caso dovessimo fare una foglia, vi faccio vedere un pezzo molto piccolo, così vi rendete conto meglio. Sulla carta. Angela. Ah, lo faceva sulla carta, strano però, perché non dovrebbe scivolare. Prova su una cosa che fa un filino più attrito. Allora, le mie pinzette. Ecco qua, ho tagliato. Ora vado a stirarlo su un tessuto, naturalmente non mi sono procurata, ma lo troviamo subitissimo. Aspettate, facciamo una fogliolina verde. Vi ricordate, vero? La colla dalla parte del tessuto, colla, la giro, lascio sempre 3 mm attorno. Nel frattempo stiamo cercando di evadere tutti gli ordini, purtroppo a causa della grande richiesta alcune cose sono terminate, quindi in settimana cerchiamo di spedire tutto quello che ci avete chiesto. Siamo subissati di telefonate e messaggi e poi alla fine vi faccio sempre tutte le raccomandazioni del caso. Tagliamo a 3 mm. Ecco qua. Ah, ce l'ho il bidoncino invece, me l'avevate messo. Ah. Vedete? Oh. Tagliato la mia fogliolina. Mi sposto un attimo il ferrettino da stiro.
le mie bacchettine, me lo metto su un foglio di carta che forse lo vedete meglio. Allora, questo va tenuto così, fisso. Metto la colla, vi ricordate? Prima sugli angoli e li piego. Se sono tanto grandi, rifilate la punta, mi raccomando. Marilena Mincuzzi, sì? Ti vuole dare un bacio in diretta. Grazie Marilena. Ah, lo sapete che l'altro giorno, una cosa che non vi ho detto, mi scrive una signora di Roma che mi segue nei video e mi scrive: sai, io e il mio bambino ti guardiamo sempre e lui ha 2 anni. Poi mi manda un video delle macchine da cucire che sta usando. Non ho parole. Il bambino usava la macchinina da cucire nonostante avesse 2 anni, perché aveva una bellissima macchina elettronica, quella dei miei sogni, e lui schiacciava le impostazioni come se fosse un giocattolo. È stato veramente fighissimo. Si può dire fighissimo? Con la C, fighissimo. Fighissimo. Che non fa parolaccia, mi dicono, va bene. Ecco qua, questa è la vostra fogliolina. Non credo che mi sia girato mentre lo facevo, non mi sono accorta. Fino a qua ci siamo tutti. L'altra volta abbiamo, vi ho detto, mi manca un passaggio, ma la metto qua. Quindi abbiamo fatto tutti i nostri pezzi. Ora li dobbiamo andare a posizionare. Scusatemi. Sono malatissima in questi giorni, fa troppo freddo qua. Allora, questi pezzi li dobbiamo andare a posizionare sul nostro tessuto. E come faccio a trasferire il disegno? L'avevo detto qualche puntata fa, chiamiamole così. Ora ve lo faccio rivedere. Abbiamo bisogno, facciamo finta che questo sia il nostro tessuto di base su cui andare a fare, su cui andare a posizionare il nostro lavoro. Un tessuto bianco, beige, del colore che volete. Questo era il mio disegno. Prendo questa fantastica carta che si chiama Magic Paper e cosa faccio? Mi manca... Possiamo rispondere direttamente noi. Sì. Mi manca la penna. Eccola qua. C'è la penna. Finalmente sono arrivate queste, ma abbiamo anche quelle della Sue Line, ce n'è di tutti i tipi. Cosa faccio? Vado a ricalcare il mio disegno. Questo l'avevo fatto vedere quando abbiamo fatto il video degli esagoni. Per quanto riguarda gli esagoni, questa penna non sempre riesce a trasferire sul tessuto, cioè sul tessuto, scusatemi, sulla lana. Spesso sì. Alcuni tipi di lana che contengono tanto poliestere hanno delle difficoltà. Ma ce n'è un'altra che faccio sempre vedere nel video, che è quella della Sue Line, che per la lana è perfetta. Quindi, cosa faccio? Vado a ricalcare il mio disegno. Questo è un pennarello idrosolubile. Adesso ve lo faccio solo approssimativamente, tanto per rendervi l'idea. Quando andate a ricalcare, non è necessario che ricalchiate tutto, tutto, tutto. Basta il perimetro e le parti da ricamare, ovviamente. Vedete? Adesso vado con approssimazione. Facciamo finta che io abbia ricalcato tutto il mio disegno. Riuscite a vederlo qua? Sì, non si vede bene. Ora questo disegno vado a posizionarlo sul tessuto. Il tessuto è quello su cui io dovrò andare successivamente a fare la mia applicazione e a fare i miei ricami. Lo posiziono sul tessuto nel punto esatto in cui andrà applicato il mio lavoro. E cosa faccio? Vado a ricalcarlo. Esattamente, seguo il disegno che ho fatto prima. E man mano mi faccio sia le sagome dei ricami che quelle e i perimetri dell'appliqué.
e via così. Ecco che ho trasferito il mio disegno. A questo punto, questo disegno qua, è quello sulla carta, è sufficiente che io lo bagni, oppure con l'altra penna, col cancellino, lo posso anche cancellare. Questa penna ha un suo cancellino e quell'altra ne ha un altro, in base a quella che avete acquistato, poi cancellate oppure bagnate. La carta è una cartina molto leggera, quindi dura finché non la rompete o finché non la strappate o la distruggete. Non è sicuramente come il teflon, che invece è eterno. Bene, una volta riportato il mio disegno, vado a posizionare i miei pezzettini. Avevo la foglia, eccola qua. La foglia andrò a metterla al suo posto. Come faccio a mettere la foglia? Vado con la colla, questa qui, che è un'imbastitura liquida. Guardate, il mio boccettino oramai è consumato. C'è di vari formati, io ne ho uno a caso, oramai è vecchissimo perché lo rabbocco sempre. Ricordatevi di fatti che quando avete finito la colla della Roxanne, non buttate il boccettino e non fate come me che l'avete lasciato aperto durante i corsi e si è tappato. Stasera vado a lavarlo. Adesso gli ho staccato questo perché l'ho completamente otturato. E comunque la rabboccate, comprate la ricarica. A questo punto mettete un goccettino di colla, vedete, così, e andate a posizionarlo sul vostro lavoro. Lo stirate, l'ho stirato, e a questo punto sono pronta per cucirlo. E arriviamo al lavoro di questa sera. Come faccio a cucire la mia fogliolina? Posso cucirla o a mano o a macchina, dipende un po' da voi, da cosa desiderate fare. Se avete un grosso lavoro da fare e non volete perdere tempo e vi piace vederlo finito immediatamente e lo volete da un giorno all'altro, non fate altro che cucirlo a macchina. Se invece avete tempo e volete dedicarvi all'appliqué a mano e farlo la sera sul divano e nei momenti... Siete tutti attenti? Ci sono domande? No? Ok. No, per ora è tutto a posto. Bene. E volete cucirlo a mano, non preoccupatevi, vi fate il vostro sottopunto tutto a mano. Ovviamente nel mio topolino che c'è qua, si vede? Prima lo cucite tutto e dopo lo ricamate. Io l'ho ricamato solo per farvi vedere che è un po' carino finito, gli manca anche il nasino, povera bestiolina, però piano piano riusciremo a finirlo. Quindi ora vi faccio vedere come si cuce una fogliolina a mano e come si cuce questo qui a macchina con il punto invisibile e il filo di nylon. Tanti hanno scritto: ah, mi mandi il filo invisibile, quello di seta? O il filo invisibile o il filo di nylon? Specificate se volete cucire a mano o a macchina. Allora, questo l'ho sfilato. No, forse ce la faccio. Dice che ha provato sia il teflon che la magic paper col pennarello Sew Line e ha fatto così. Ok, sono contenta che Silvia sia andata benissimo. Un attimo che mi faccio infilare l'ago perché non vedo niente e mi dimentico sempre l'infilago. Noi saremmo una redazione, non dovremmo infilare gli aghi, però. La redazione si lamenta perché fanno la bassa manovalanza, cioè non so. Allora, ripeto quello che dissi a suo tempo. Quando infiliamo il filo di seta è leggerissimo, quindi ha un peso specifico differente dal lago, che invece è in acciaio temperato. Il filo di seta deve essere titolo 100, non quello delle asole. Ah, il filo di seta ce l'ho, c'è tutto quello di mia mamma e di mia nonna. Sì, per fare le asole. Con questo non fai neanche le asole alla Barbie. Detto ciò, infilo, si vede? Zacchetà. Riusciamo a vedere il filo e l'ago? Quanto è sottile? Oh, ho fatto la manicure, quindi si possono inquadrare anche le mani stasera. Va bene?
non continuare a farlo scivolare, non faccio altro che annodarlo. Mannaggia rotonde. Eh? Due nodi. Si vede? Molto bene. Ora, dall'altra parte, invece, sulla coda, vado a fare due nodini. Quanto deve essere lungo il filo? Come un avambraccio, non di più, perché sennò il filo, essendo di seta ed essendo sottilissimo, tende a rompersi. Ma soprattutto il filo comunque non dovrebbe mai essere lunghissimo, perché poi tende ad attorcigliarsi. Ok, ho fatto il nodino da questa parte e ho annodato il filo sulla cruna. Ci siamo tutti? Come sono tutti silenziosi questa sera? C'è Nadia che chiede se dopo i pezzettini piccoli si possono cucire a macchina. Sì, sì, dopo faccio vedere anche quello. Adesso faccio vedere come si cuce a mano. Ora ci vuole un'inquadratura da vicinissimo. Devo farvi vedere, una volta che ho finito, anche dei punti di ricamo, tipo il punto erba e il punto scritto. Intanto scrivete sì oppure no. Allora, qua. L'impastitura liquida, questa della Roxanne, una volta utilizzata per fissare il vostro lavoro, poi potete lasciarlo lì anche un anno, 2 anni, 10 anni, finché non la lavate, lei lì resta, non si rovina mai e i pezzi non si staccano mai. Allora, un attimo, adesso infilo questo, anche stasera non ho il ditale. Adesso vi faccio vedere, il sottopunto non è come l'orlo dei pantaloni. Io vado di qua e poi vado sotto in diagonale, salgo e vado perpendicolare al mio lavoro e vado sotto in diagonale. Vado perpendicolare al mio lavoro e vado sotto in diagonale. Adesso vi faccio vedere anche il retro, se si riesce. Forse avrei dovuto farlo con un filo in contrasto, così. Aspettate. No, aspetta che guardiamo sul retro. Ecco qua. Non si vede perché è troppo chiaro. Dove? No, vediamo, aspetta. Si riesce a vedere? Sì. Vedete, i trattini devono essere tutti più o meno regolari e tutti in sbieco. Sì, dicono di sì. Che si vede? Ok. Vero, Daniela? Chi è Daniela? Daniela Matteucci dice sì. Ok, praticamente, se questa è la mia foglia, io faccio un punto così, sopra e sotto, vado in diagonale. Punto sopra. E lo faccio così e sotto in diagonale, sì. E via così. Anche Maria di Modugno dice sì, sì, vede, l'altra Anna Maria anche. Ok, sì, perfetto, molto bene. Adesso non vi resta che provare. Detto ciò, quando arrivate in fondo al vostro lavoro, date 2 o 3 punti di saldatura. E date 2 o 3 puntini per fissare il tutto. E quindi lì, così facciamo un piccolo capio e il mio lavoro è terminato. Ci sono anche dei complimenti in special modo per il cameraman, dicono inquadrature spettacolari, regia eccezionale. Non ce la faccio più con questa storia del cameraman. Chi è che fa i complimenti? Una signora. Franca Marangoni. Ah, Franca Marangoni, cioè, allora. Ok. Ah, non dobbiamo dire i cognomi, e tanto okay. È tutto scritto, quindi. Ma comunque ciao, dico Franca. Sei più sbagliato, quindi magari. Allora, questo l'abbiamo fatto. Fino a qua è tutto chiaro? Passo alla parte cucita a macchina. Sì. Ecco qui. Guardate stasera come sono lenta. Mi sto addormentando quasi anch'io. Ho i tempi della
macchina da presa. Bene, l'aghino lo metto via. Ora andiamo a cucire a macchina il nostro bordo. Per cucire a macchina abbiamo bisogno... Mi sposto. Ah, da dove ho preso il topolino? Chiudete sempre bene la colla. Ta-tan, da questo libro che adesso riflette tutto. Riflette? Non riflette? Ok. Questo libro è di Natalie Burr, che è una designer australiana. Lo potete acquistare qua oppure lo chiedete nei negozi vicino a casa vostra, loro ci chiamano, noi glielo mandiamo. Lo distribuiamo in tutta Italia, quindi... Va bene? Qui dentro trovate tutti i cartamodelli e tutte le spiegazioni. Sono in inglese, ma sono semplici. Da questo libro ho preso anche questo qui, che è la dimostrazione che abbiamo fatto l'altra settimana. Quindi è un libro con un sacco di progetti interessanti. Adesso vi faccio vedere una cosa bellissima. Sì, sì. Scusa, il filo invisibile è quello dell'AppliQuick? Il filo invisibile è quello dell'AppliQuick perché è titolo 100. Gli altri fili invisibili, quasi tutti, sono titolo 70 o 40. Non vanno bene. Non vanno bene perché hanno un certo spessore, restano rigidi, ma soprattutto restano tanto lucidi. Quindi quando io vado a fare il mio lavorino, alla fine non è più invisibile se vedo tutta la lucentezza del filo che sberluccica come se fossero le stelline nel firmamento. Vorrei tanto farvelo vedere. Ta-dan! Sto ferma? 1500 metri, mentre gli altri sono da 450 metri. Suggerisce la regia. Qualcuno chiede se dai, ma i disegni sono tutti in italiano? No. Era una battuta, sì, ah. Si diceva che anche se sono scritti le parole sono in inglese, i disegni sono comunque in italiano. Sì, i disegni sono sempre internazionali. Brava! Ma in Fiera Bergamo si riesce a reperire il libro? Se vengo io a portarlo. Perché anche sabato ci sono sempre quelle cose che io devo dire che proprio ce le ho qua, no? Vengono delle persone in negozio che vanno dal loro negoziante di fiducia. Tenete conto che un negoziante deve prenderne pochissime copie, non è che ne deve prendere 25, non siamo la Feltrinelli né noi né i negozianti in giro per l'Italia. Vengono anche le commesse degli altri negozi a comprarle qua da noi. E poi ci raccontano tutti i pettegolezzi, siamo tutte femmine. Io mi sono chiusa qua dentro nel mio castello per non sentirli, ma ce li raccontano e io alla fine femmina sono e godo un sacco. Quindi se voi andate dal vostro negoziante e non ve lo procura, non è perché io non glielo voglio mandare, ma perché tanti negozianti non vogliono chiedermelo. Io principessa, loro più principi però, quindi io non so cosa fare. Io sono qui per venderli. Se non ve li procurano, chiamatemi e io il giorno dopo ve li mando. Sì? Cucciamo. Ma cosa vuole la redazione? Adesso gli sparo su. Non facciamo più le dirette la sera, così di giorno siamo più sereni, devono parlare. Voi solo le domande dovete dire, non è che siete autonomi, eh? Io non c'entro niente. Dagli una pedata. No. Si è liberata, adesso parla un sacco. Nella sua lingua poi parla. Andiamo avanti. Filo invisibile trasparente. Sopra, prima che me lo chiediate, e sotto. Quindi, la bobina... è fatta, come faccio a farla vedere? Dove la metto? La metto su questa bellissima scatolina. Si vede il filo trasparente? Guardate, è veramente invisibile. Sì? Posso andare avanti. Fate la bobina sotto e lo caricate anche nella macchina sopra, mi raccomando. Mi sposto con la sedia. Zic. Voglio la sedia con le rotelle. C'è qualcuno che ha una sedia con le rotelle? Allora, infilo la mia macchina e questa sera ho anche la spolina già fatta. Non so. E non finirà perché avrò questi 500 metri sulla spolina. Eh?
Cioè, qualcuno suppone tu abbia origini tedesche, visto la tua rigidità. Sono rigida? No, questo l'ho aggiunto io. Sono più napoletana che tedesca, non si vede? Andiamo avanti. Ora vado a cucire il vostro perimetro. Il cameraman gentilmente cercherà di inquadrare nel dettaglio il punto. Che punto andiamo a utilizzare? Ma ce l'hanno tutte le macchine? Ma che ne so. Tante sì, quelle basic no. Il punto invisibile è fatto così nella vostra macchina. C'è solo un piccolissimissimissimo problema. Che il punto invisibile delle macchinette, come le chiamo io, quelle che voglio buttare sotto le rotaie del tram quando me le portate qui, oppure le butto in mezzo al cortile, ha un'unica misura. Devo andare a fare una casa grande così? O devo andare a fare questo pirulino qui? Certo, ma il punto è sempre alto uguale. E io come faccio? Ve lo cucite a mano. Se no, cambiate la macchina da cucire, ve ne comprate un'elettronica dove potete modificare tutti i punti. Ah, ma io non posso, non voglio. Non mi interessa. Qui, chi deve cucire a macchina deve avere la possibilità di ingrandire o ridurre e allungare il punto anche. Perché? Faccio vedere. Nelle macchine, quelle economiche, diciamo, il punto è standard. Nelle macchine, quelle leggermente più evolute, il punto lo potete fare così, oppure così, oppure, cioè potete allungare sia la lunghezza del punto che l'altezza, perché tanto dipende dal tipo di tessuto che voi volete andare ad applicare, ma anche dalla grandezza del disegno. Capite bene che per fare questo punto io non posso utilizzare la stessa grandezza che utilizzo per fare il pistillo del fiore. Sarebbe impensabile, perché questo ho un punto, due punti, tre punti, ho fatto il pistillo. Io invece devo girare attorno. Viceversa, per fare questo ho bisogno di avere un punto magari un pochettino più lungo, perché se devo fare una casa grande come non so che cosa, non mi serve avere un puntino proprio piccolissimo. Ok? Controllate che la vostra macchina abbia il punto invisibile, che serve anche per fare l'orlo, mi è stato detto l'altra volta. Eh? Il cameraman non può parlare, quindi sta gesticolando, ma io non capisco. Dica. Allora, vado a interpretazione. Nelle macchine elettroniche, che vita che mi tocca fare, si può fare sia da una parte che dall'altra. Questo? Cioè, in base a dove devo cucire o devo applicare, io posso fare il punto così o il punto da questa parte. In alcune macchine no. Ma guarda che se giri l'inquadratura stasera vai fuori, eh? Bene. Ah, devo rifar vedere, scusatemi. In alcune macchine è solo così, ma in quelle un attimino più evolute il punto si può fare da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, oltre che della lunghezza che desideriamo. Vorrei, siccome anch'io mi devo evolvere, qua dietro sul muro tutta una lavagna, così posso fare i disegni come a scuola. È carino, vero? È arrivato anche Alessandro Savastano. Ma perché ogni volta che arriva Alessandro Savastano tutti mi devono avvisare? Non lo so io. Sembra il mio fidanzato, non il marito di Paola. Adesso incomincia a fare un sacco di domande. Che palle pure lui. Detto questo, incomincio a cucire. Che piedino utilizzo? Potete utilizzare o questo. Ho perso l'altro piedino. Ho questo qua. Per niente pubblicità, eh? Meglio
questo qui tutto aperto, perché così riesco a vedere l'applicazione. Nel caso non aveste il piedino tutto aperto, sia che sia di plastica sia che sia di metallo, va comunque bene, utilizzate questo qui. Voi ce l'avete il piedino? Sì, noi abbiamo tutto. Brave. Vado avanti? Tanto in quella super e tanto con la banca. Ah sì, vado avanti. Io adesso mi monto questo piedino aperto, perché così riesco a vedere meglio la mia applicazione. C'è una signora che dice che per esperienza sua è meglio avvertire che se stirato il filo di nylon si scioglie. Ma quale? No. A che temperatura e che marca di filo hai usato? No, è fatto apposta per cucire, quindi non si scioglie, almeno che tu non lo stiri a 350 gradi. E poi, forse una volta, adesso questi qui sono abbastanza stabili, non si sciolgono mica. Allora, piccolo appunto, lo dico adesso e poi lo ripeto dopo. Per chi ha la macchina elettronica con il rasafilo, può capitare che utilizzando il filo invisibile, quando fate, quando schiacciate le forbici per il rasafilo, il filo poi si arricci. Quindi ricordatevi, filo invisibile, per favore tagliatelo con le forbici come se non lo aveste. Non capita sempre, però può capitare che la macchina, una volta tagliata con il rasafilo, risucchi il filo perché è leggermente elastico. Ci sono domande? Dicono di sì. Sì, della storia della lettera? Alessandro. Perché io sono uscita. Cosa dice? Alessandro? Lui si tace. Ah, so Alessandro anche lui dice che ha provato il filo della, della Pliquick e non si scioglie. È fatto apposta. Perché sennò le applicazioni dopo un po' se ne vanno. Non è che la signora ha provato il filo idrosolubile? O un filo cinese? Tutto può essere. La signora Letizia chiede anche se un giorno potresti fare una dimostrazione sui piedini delle macchine. Sì, la dimostrazione sui piedini delle macchine non la devo fare io, la deve fare il cameraman. Non posso. E io faccio le riprese. Che simpaticissima cosa questa qua. E invece la signora Nadia chiede il piedino che stai usando adesso che lettera ha? Che piedino ha? Non ha lettera. Non ha lettera, questo è un piedino aperto dell'Husqvarna trasparente, eh? È un accessorio extra, non è nei piedini base. Se la signora ha un Husqvarna o se avete una macchina e non avete questo piedino aperto, mi scrivete in privato e mi dite subito che modello di macchina avete. Lo ridico per la centesima volta, non scrivetemi Singer, Husqvarna, Bernina, Janome. Prego. Continua. Ah, perché abbiamo bisogno di sapere, oltre che la marca della macchina, anche il modello. Perfetto. Metto, monto il mio piedino. La redazione scrive. Silenzio. Ok. Vado avanti. Abbiamo montato il piedino. A questo punto vado a cucire. Per una questione di comodità, chi ha la macchina elettronica imposti la macchina con ago giù, in modo tale che ogni volta che vi fermate l'ago si ferma sempre dentro. In questo caso, visto che il piedino, visto che qua i punti sono il lavoro è fatto di piccoli pezzi, utilizzeremo un'altezza del punto medio piccola e anche una lunghezza del punto piccola, perché devo andare a fare delle piccole parti. Ok? Poi la redazione mi può prendere un top che c'è lì, quello con le casette rosse, che poi faccio vedere una cosa. Devo abbassare la voce? Ah sì, e devo abbassare la velocità della macchina, ma quello lo so io quando parto. Dove? Dov'è il top? Il top è lì su quella montagna di quilt da fare. Allora, partiamo. Scusate che mi taglio questo pezzo.
Questo era quello che volevo farvi vedere l'altra volta. Questa è stata una prova che abbiamo fatto. Scusatemi, Questa è una prova che avevo fatto con la penna, quella termotrasferibile. Scusa, solo una piccola precisazione. La signora Mileni si riferiva, la signora Milena si riferiva, per quanto riguarda il filo di nylon, a quello di marca Aurifil, perché sul sito di Aurifil dicono che si scioglie a 240 gradi e che già a 160 gradi si arriccia. Non lo so, noi abbiamo avuto anche l'Aurifil, però forse non l'abbiamo mai stirato così ad alta temperatura, quindi a noi problemi tendenzialmente non ce li ha mai dati. Questo no. Certo, non stiratemelo con la pressa a vapore, quella a 500 gradi, ma... E poi chiedono che tessuto stai usando per la base del lavoro. Questo è un tessuto tinto in filo giapponese. Ma mi sembra che non ce ne sia più, vero Thelma? È terminato. No, è terminato perché l'abbiamo messo dentro nelle basi dell'erbario. Quindi purtroppo abbiamo tagliato 24 tessuti avorio in quantità e stiamo un po' scarseggiando. Allora, torno, vedo tutta la redazione che si muove. Allora, questo piccolo appunto, poi vado a cucire. Era una prova che abbiamo fatto con una penna termotrasferibile o con una matita, no, quello con le casette rosse, con una penna termotrasferibile. Il problema è che ci si sbava tutto e poi quando lo laviamo non va via del tutto, quindi se non siamo più che bravi con le applicazioni o con il ricamo succede la fine del mondo. Per questo io vi consiglio la Magic Paper con il suo pennarello, sia questo che quello della Suline, così siamo certi che sia che siamo precisi, sia che non siamo precisi, sia che siamo bravissimi, sia che siamo principianti, le applicazioni le facciamo giuste, i ricami li facciamo sbagliati, quando lavo scompare tutto. Ok, rincomincio con la mia cucitura. Roberta, il filo di nylon si può usare sia per cucire a mano che per cucire a macchina, il filo di nylon della Prequita? Allora, io per cucire a mano non lo utilizzo, perché è faticoso, non è, essendo flessibile, non riesco mai a dosarlo e a calibrarlo bene. Preferisco il filo di seta, che come mi fermo, lui è stabile. Quell'altro non mi dà grande soddisfazione ed è veramente più difficoltoso da utilizzare, però nulla ce lo impedisce. Una cosa del filo di seta è che io lo so che il filo di seta costa. A voi ho detto compratene uno... No, con le casette. Non ce n'è di con casette, scusami. Dopo mi assento io un attimo. È qui da qualche parte perché ce n'è. Stiamo cercando un quilt perché volevo farvi vedere dei lavori grandi fatti con il punto invisibile. Per risparmiare vi ho detto compratevi un filo di seta titolo 100, ma colore neutro, che vi va un po' bene su tutto. Io personalmente utilizzo un filo per ogni colore, o perlomeno una tonalità di marrone che va bene con due o tre marroni, una tonalità di verde che va bene con alcuni verdi, e poi beige chiari, i rossi necessitano per forza di un filo rosso e via così. Poi voi fate quello che volete. Invece una cosa che volevo dirvi del lago, scusate, io torno indietro, vado avanti, cercate di portare pazienza perché oggi è stata una giornata veramente campale qua. Gli aghi della Roxanne, dell'appliqué, hanno la cruna un pochettino più lunga e quindi il filo va, non friziona tanto e non si rompe facilmente. Ci sono degli altri ottimi aghi che non ho preso, ma qualcuno va a prenderli, della Bohème. Posso farli vedere? Che ci sono di vari numeri. Sono, dove c'è l'espositore, aghi appliqué Bohème. Adesso io vado avanti, poi quando arrivano ve li faccio vedere. Anche loro, questi della Roxanne hanno un'unica numerazione, mentre gli altri hanno più numerazioni e quindi in base al lavoro potreste sceglierlo. Io uso questi, quegli altri sono eccezionali anche loro. Non uso di altre marche perché, come per quelli dell'appliqué, non sto a farvi i nomi delle altre marche perché poi domani mi arrivano le telefonate, i messaggi, le rotture di scatole. Si piegano, quindi si curvano utilizzandoli. Dicono questi sono sicuramente di acciaio temperato inglese, gli altri io non lo so se sono fatti in Cina, in Giappone, in Corea, dove sono fatti. Preferisco un ago
E poi il prezzo è identico per la quantità di aghi che ci sono dentro. Quegli altri sembrano un po' più economici perché ce ne sono 6 o 10, questi ce ne sono 50 e in proporzione costano un po' di più, ma poi alla fine si risparmia. Però questi si flettono molto meno e non restano curvi dopo tanto tempo che l'ho utilizzati. Volevo far vedere dopo anche i ditali, mi sono dimenticata che siccome non avevo il mio, quelli della Boen con quelli tutti di silicone, oppure quelli con la punta di metallo, dopo si possono avere. Anche i ditali della Boen, quelli, lo so, mi sono ricordata adesso, quelli sai tutti di silicone, oppure quelli che hanno la puntina di metallo. Tutte le misure? No, tutte le misure, facciamo vedere i colori. Questi sono gli aghi per appliqué della... No, questo no, questi sì, ok. Questi sono due dei numeri che abbiamo, c'è anche il 9, 9, 10, 11, vero? E 12. Ci sono, vedete, non so, questo dipende molto dalle abitudini, sia lunghi che corti. E anche questi sono degli ottimi aghi, ce ne sono dentro un po' di meno, la proporzione del prezzo è la medesima. Prima ho cucito, sì, basta che mi dai questi. E anche quelli tutti di gomma, le ditina. Prima o poi mi maledirà. Si è offerta lei di venire a fare la redazione. Questi sono dei ditali molto carini perché hanno la base di silicone e la punta di metallo. Potevo farmene lasciare uno aperto. Si vede? Lo metto più vicino? Come vuoi che lo giro? In tutti i modi possibili, immaginabili. Poi mi scrivete, ah, io voglio il ditale quello di silicone rosa. Il colore determina la misura, quindi se lo vuoi rosa ma hai un dito come una salsiccia, come un Wurster, non te lo posso dare, te lo devo dare verde. Se hai un ditino piccolissimo, perché questo sarà la taglia S, te lo do rosa. Se però lo vuoi rosa, non farti fermare la circolazione, compralo della tua taglia, cioè S, M, L. C'è un'altra cosa carina, questi qua sono sia dei ditalini che potete mettervi sul dito, servono anche per tirare l'ago quando avete delle difficoltà, quindi potete infilarveli sulle dita e utilizzarli o al posto del ditale, io spesso li utilizzo al posto del ditale, oppure li utilizzo per tirare gli aghi. Poi il tirago ve lo faccio vedere un altro giorno. C'è differenza tra aghi lunghi e aghi corti? È una questione di praticità. Io uso sempre un ago medio. Allora vi faccio vedere. Yes, quella lì. E chiedono anche se vanno bene gli aghi clover. Se li vendi o li vendi? Non posso dire niente. Perché sennò poi mi scrivono domani. Ok. Io non posso dire niente in diretta sulle altre marche. E ne avrei da dire, ma dopo faccio vedere quello perché volevo far vedere una cosa. Vedete, questa è la misura che io utilizzo, che è una misura intermedia tra questi e questi, sì. Perché hanno un numero 9 questi. Quelli lunghi, se magari fate un lavoro un pochettino più grande. Io preferisco sempre lavorare con le misure piccole. Però di questi ne vendiamo tanti. Io preferisco, come gli aghi da quilting, le misure molto piccole. Ok, vado avanti. Finalmente cuciamo. Ah no, volevo dirvi di questi ditini, si possono dire, di questi ditini di gomma che qui hanno una piccola fessurina per chi ha le unghie lunghe può far uscire l'unghia. Per quello io li usavo. Non c'è, fa niente. Vado a cucire. Allora, vi ricordate cosa vi ho detto? Lunghezza del punto piccola, altezza del punto piccola. E partiamo con l'ago giù. Andiamo sul nostro lavoro, trac, ago dentro. Giro la macchina leggermente, è più comodo così. E adesso ho un attimo la fiera degli obei obei qui davanti, ma
mie signore che hanno appena fatto il corso di cucito, ricordatevi sempre il filo dietro e si parte. Ci siamo? Vedete? Adesso io vado pianissimo. L'ago fa dei punti lungo il bordo e poi uno dentro, fa una V che pesca. E non è il punto festone questo, eh? Allora, per utilizzare questo filo di nylon, la misura dell'ago deve essere 60, per favore, massimo 70 se avete dei tessuti molto spessi. E ripetete, grandezza dell'ago per i tessuti normali 60, per i tessuti molto spessi 70, massimo proprio. Il mondo di Denise ti saluta. Ciao Denise. Ok, a questo punto giro il mio lavoro. Qui adesso andrò un po' fuori, ma poi vado a ripescarmelo. Eccolo qua, non sono neanche andata fuori. Guarda che precisa. Ora vado un po' più veloce. Avete visto tutti bene fino qua? Che ore sono, per favore? Le 17. Ok, siamo in perfetto orario. Quindi mi faccio tutto il mio, faccio in tempo a farlo tutto. Vado avanti. Volevo farvi vedere come si fanno dei pezzettini piccoli, eh? Poi ve lo stacco e vi faccio vedere che è veramente invisibile. È chiaro che il filo di nylon un minimo si vede, però è quasi impercettibile. L'ago quando esce va proprio a filo del lavoro, eh? Puoi ricordare la misura del punto che hai dato adesso? Non l'ho data la misura del punto in realtà, però questo che va su questo piccolo, ve lo dico, è lunghezza del punto 1, altezza del punto 2. Lunghezza 1, altezza 2. Potete farlo anche leggermente più grande, oppure più piccolo, adesso noi lo facciamo più piccolo per le cose, piccolo, che è lunghezza 1, altezza 1,5. Va bene? Qui purtroppo, avendo fatto il ricamo, ecco, in questo caso voi, se voleste fare tutto il topolino, andate di seguito, poi vi interrompete e man mano lo fate. Come vi dicevo prima, non vado a tagliare il filo con il rasafilo, perché potrebbe arricciarsi, quindi lo tiro e taglio il filo in questo modo, avendolo saldato naturalmente, eh? Ricordatevi sempre di saldare il filo o con il fix oppure con l'avanti e indietro. Cosa c'ha la redazione? Niente. Sempre niente. Ridono, ridono, sempre niente. Allora, vado avanti? Beh. Mi sono inceppata il filo nell'anello. Quanto riguarda i punti questi qui, molto piccoli, tipo il pistillino, vi faccio vedere ora. Tutto bene? Sì. Bevo un goccetto di acqua. Tappo perché sennò mi va dentro il pene. Allora, parto sempre con l'ago dentro. Qui andiamo pianissimo, ovviamente. Scusatemi. Vedete? Io adesso sto andando piano, solo per farvi vedere.
quando è dentro nel pistillo posso girare la macchina. Ti ridono perché? Non giro la macchina. Non giro la macchina, scusate, giro il tessuto. Chiedono se poi spiegherà il gambo del fiore. Volendo sì. Adesso quando ho finito il pistillino faccio vedere il punto erba e il punto scritto. Va bene? Ha un nome questo punto che stai utilizzando? Punto invisibile. Punto invisibile si chiama, sì. Unghie bellissime. Grazie. Ah, sono andata fuori adesso, chiacchiero. Aspettate, eccomi qua, mi sono ripresa. Taglio il filo che avevo all'inizio perché mi dà un po' fastidio. E adesso ho tagliato il filo della macchina. No, meno male. Adesso provo a saldare. Oh, questa volta vedete, non l'ha mangiato il filo, è rimasto qui. Ricordatevi però quando partite di tirarlo leggermente lungo. Adesso non so se riesco a farvi vedere. Aspettate, perché non lo vedo il filo, quindi mi è difficile veramente. Allora, ho cucito il pistillino, che i punti li vedo perché sono qua vicino, e il bordo del vasetto. Guardate. Si riesce a vedere qualcosa? È invisibile. È invisibile, certo, cosa si riesce a vedere, però staccando quello e andando vicino vicino. Proviamo, attendete un attimo. Proviamo a staccarlo e portarlo vicino per vedere. Attendete. Vedete la cucitura? Siamo in ritardo, immagino. Io vado piano, perché così anche tutti voi riuscite a vedere. Adesso non vediamo niente. Non vedete niente? Beh, adesso si è avvicinato. È impossibile da vedere. È impossibile da vedere, è invisibile. È lo scopo. È lo scopo, esattamente, quindi. Bene. Questo ve l'ho fatto vedere. Adesso vi vorrei far vedere un quilt, cioè il top di un quilt che dobbiamo trapuntare, che è stato fatto tutto con questa tecnica. Attendetemi, Sì, abbiamo messo anche sotto la bobina. Dammi, lo metto qua. Allora, questo... è stato tutto realizzato utilizzando il punto invisibile. Naturalmente qui è un pochino più grosso. Beh, è ancora da ricamare questo qui, E queste sono tutte applicazioni fatte. Alcune hanno ancora sotto la carta, alcune no perché non l'abbiamo ancora lavato. Vedete? Di quest'estate, no? Sì, è da quest'estate che finalmente la Noemi ci ha aiutato e siamo arrivati a finirlo. E questo è stato tutto applicato con questo sistema qua. Anche i pezzi grandi, È stato tutto fatto così. Bene. Quindi vedete, si possono fare da delle miniature piccole, però se dovete fare dei pezzi grandi e non avete tempo di cucirli a mano, potete tranquillamente cucirli. Grazie. A macchina. Va bene? Ok. Vi faccio vedere... Ti faccio i complimenti per questo quilt. Questo è stato un lavoro che ha iniziato lei. Sono andata avanti io e l'ha finito la Noemi. Quindi è stato veramente un lavoro di collaborazione. Vi faccio vedere i punti del ricamo, quelli base. Papà, un attimo che cerco gli aghi. Quindi si è vista la redazione perché ti si è vista... Si è vista la redazione, un pezzetto della redazione. Un braccio. Avrei bisogno quei fili che ci sono lì, per favore. E
un ago da ricamo. Ce l'avevo prima perché ho ricamato Teki. Te l'ho lasciato a posto, no? Grazie. Però ho bisogno di un altro filo. Dai, quello cosa te lo voglio? Sì, scusami. Facciamo pulizia alla fiera. Grazie mille. Allora, ve lo faccio in verde, perché così lo vedete meglio. Io ho ricamato a tre fili qua, a tre fili il gambo e a due fili il nostro coda di topolino. Adesso ve lo faccio vedere, vediamo se riusciamo ad aprire i fili, ve lo faccio vedere a due fili. Che fili sono? Sono i fili della Cosmo sfumati. Questi no, li tolgo. Questi sono i fili della Cosmo sfumati che abbiamo utilizzato. Guardate questo, che bellissimo. Ma hanno dei colori veramente fantastici. Un attimo, che non vedo niente. Ok. Per comodità faccio il nodo. Lo so che nel ricamo non va fatto, non importa. A noi non ci interessa. Chiedono se anche per i pezzi grossi usi la carta idrosolubile. No, per i pezzi quelli tanto 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 grandi non l'abbiamo utilizzata in realtà. Abbiamo piegato all'interno con la colla stick e poi abbiamo cucito e abbiamo fissato con l'imbastitura liquida, quello sì. Bene, faccio vedere. Supponiamo un po' di ordine. Supponiamo di dover ricamare un gambo. Prima vi faccio vedere il punto erba, poi vi faccio vedere il punto scritto. Va bene se mi metto qua? Mi vedete tutti? È un po', arriva un po' dopo, io intanto vado, faccio il primo punto e torno indietro di mezzo. Ok? E tiro il filo o sempre da una parte o sempre dall'altra, mi raccomando, dell'asola, quindi o solo di qua oppure da questa parte, però sempre così. Poi ci sono domande? Sono gli stessi dello Snow Day, ma non so cosa. Sì, sono gli stessi fili dello Snow Days. Un altro progetto che andremo a fare. Prima facciamo partire questo qui dell'erbario che ci sta togliendo la vita. Ditemi, ci sono domande? No. Questo. Vado avanti e torno indietro sulla anche fine. Complimenti per l'anello, ci sono. Grazie. Vado avanti di un punto e torno indietro sulla fine di quell'altro. Perché ridete? Vado avanti di un punto e torno indietro sulla fine di quell'altro. Va bene? Adesso vi faccio due o tre punti veloci, così vi faccio vedere come si chiude sul retro e come deve venire il retro per essere un punto perfetto o almeno preciso un po'. Comunque si vede molto bene. Si vede molto bene? Meno male. Il mondo di Denise dice che con tanta neve intorno ci riscaldi la serata. Grazie. Il mio intento, veramente, è... Allora, vi dico una cosa, ve la dico dopo. Tanta gente è venuta in negozio, oppure ci ha scritto dicendo, sai, sono un po' demotivata, però da quando vedo i tuoi video... Ah, sembra la posta del cuore veramente oggi, Ecco qui, dopo vado avanti. Il retro è fatto così. Vedete, tutti i piccoli punti, uno in fila all'altro. Va bene? Vi faccio vedere come si chiude. Non parla più la Thelma? Me l'hai bacchettato. Dove si trova il negozio? Dove si trova il mio negozio? A Milano. Sì, stiamo sui, sì.
Viale Troia, Viale Carlo Troia numero 7, Troia con la Y. Se no, vedete, vado a pescare tutti i fili. Ok, quando sono tornata indietro sul mio lavoro, lungo il mio lavoro, vado a tagliare. E questo è il punto erba. Ora vi faccio vedere il punto indietro, punto scritto, chiamatelo come volete. Vado indietro di un punto e vado avanti. Questo lo faccio tutto lungo la stessa riga. Oh, ho preso male il tessuto e non vedo niente. Scusate, ma per farlo vedere a voi non vedo io, aspettate, eh? Via così, anche questo per chiuderlo, voilà, adesso lo mettiamo in asse, eccolo qua, vado a chiudere. Vi faccio vedere anche a questo punto il punto nodino e il punto coloniale. Torno indietro sui miei punti, lo faccio per 3-4 volte e poi taglio il filo. Punto nodino per fare ad esempio l'occhietto. Tutti silenziosi? Si sono addormentati? No, c'è chi dice che vorrebbe essere vicino a te per venire a trovare. Va bene, però uno può anche fare una gita e venire un giorno. Oggi è venuta una ragazza che abita tra, e poi magari mi guarda, tra Pistoia e Firenze, no, tra Prato e Firenze, ed è stata qua tutto il giorno con noi. Allora, punto nodino. C'è stata anche una brasiliana. C'è anche stata una brasiliana oggi, che non è la Telma, un'altra ne ha portata, eh. Poi abbiamo avuto due ragazze inglesi oggi, non ci siamo fatti mancare niente. E poi gli altri non lo so perché io ho di qui a lavorare. Siamo tutte prese, siamo attente. Bravissime. Vado, due giri, uno, due. Infilo l'ago e tiro. Faccio rivedere. 1, 2. Infilo l'ago e tiro. Di solito io lavoro con un peso così posso tenerlo tirato. È l'anello che fa rumore sul tavolo. Faccio rivedere. Poi ve l'ho riguardato un milione di volte il video. 1, 2. Punto e faccio scorrere il nodino lungo l'ago. Prendo in mano il mio lavoro e sfilo il lavoro sul retro. La signora di prima che vorrà venire a trovare è oggettivamente della Calabria, quindi è un bel pezzetto. Le chiedono anche dalla Calabria, con la Ryanair vengono dal Brasile, la Calabria è dietro l'angolo, eh. A maggio verrà una mia cliente che viene dagli Stati Uniti, viene tutti gli anni a maggio, quindi proprio dietro l'angolo. Poi vi racconto un aneddoto che racconto sempre perché è stato veramente carino, per far un po' onore anche ai mariti che seguono le donne appassionate di cucito. Dica. No, stavi dicendo una cosa e sono andata avanti a chiacchierare. E faccio il punto coloniale, che è... Allora, due cose, se puoi far vedere gli stessi punti a macchina, ma non si possono fare a macchina. Il punto erba a macchina, come faccio a farlo? E se potresti fare un riassunto di tutto quello che serve per iniziare questa tecnica.
Pensavo, puoi fare un riassunto dall'inizio dell'appliqué fino ad adesso? Si mangia via la testa come ho fatto oggi nel gruppo dell'erbario. Sì, una cosa alla volta. Finiamo alle 11:30 questa sera. Avete tempo voi? La redazione qua si addormenta perché le vedo un po' provate, ma io sono sveglia dalle 4:30-5, quindi abbiamo tempo, non c'è problema. Claudio è a casa che sta lavorando, che lo vedete, sta inserendo le cose, Claudio, sì. Ciao Claudio! Oggi Claudio ha detto, ma adesso le signore mi mandano pure i baci. Non gli era mai capitato, eh? C'è Sara. Ah, c'è Sara che poi si ingelosisce, ma no! Ma Claudio è un ragazzo, cioè, È innamorato poi. E poi è innamorato, quindi Sara stai tranquilla. Io voglio vedere Claudio, il cameraman, un po'. Claudio lo facciamo vedere giovedì, il cameraman pure, ma il cameraman tanto si inquadra da solo ogni tanto perché sbaglia a schiacciare, quindi dovreste averlo visto. Se lo volete. Andiamo via. Non c'è quindi un punto che riesca a simulare il punto erba? No. Con la macchina c'è un punto che simula il punto erba? No. No, perché non è neanche un cordoncino, questo è un punto a cavallo, cioè i punti di ricamo della macchina per cucire non sono come quelli a mano, neanche il punto nodino, perché fa quella cosa brutta la macchina. Non c'è un punto nodino, ma non è così ciccione. È ciccione, si può fare. Ma allora il cameraman dice che si può fare, la prossima volta studio. Macchina elettronica fa un sacco di cose, spiedino speciale e fa un sacco di cose. La prossima volta vi faccio vedere il punto nodino fatto con la macchina. Punto erba, facciamo un po' di prove e poi vi dico tutto. Ora posso fare il punto coloniale? Sì. Prima dice, quando ci sarà la prossima diretta? La prossima diretta sarà giovedì alle ore 17:30, vero? Di solito 17:30, sì. E adesso vediamo. Il punto coloniale, vi faccio rivedere. Il punto nodino era quello avvolto due volte così, ho le mani di gelo ghiacciate. Quanti gradi ci saranno fuori a quest'ora? -2, -3, -4. Sì, vado. Questo era il punto nodino. Invece per fare il punto coloniale lo prendo da qua, -4. Non fa per niente freddo a Milano, no. E poi lo metto a cavallo così, vedete, faccio come un 8. Lo faccio rivedere. Metto qua, metto a cavallo e lo infilo qui. Parracheta e tiro. Il punto coloniale, a differenza del punto nodino, resta un pochettino più vaporoso. Mi prendi, Thelma, per favore, l'esagono, quello con l'alberello? Perché ridi? Sì. Vi faccio vedere il punto coloniale. Lo metto così come un 8 e lo metto a cavallo. Si vede bene? È il più bello di tutti. Sì, è il più bello di tutti, sì. E lo tiro. Aspettate, eh? Così, così, lo punto, lo tiro e lo infilo. E voilà, vedete la differenza, sono leggermente più grandi e più vaporosi i punti coloniali del punto nodino. C'è, questo alberello, chi è a -20 in questo momento? Chi è che ha -20? Belluno, Bolzano, Trento, di Udine. Udine freddissimo. Questo alberello è fatto tutto a punto coloniale. Per ottenere queste sfumature ho usato due fili sfumati della Cosmo assieme. Cosa vuol dire? Che sono il filo moulinet fatto da 6 fili. Ho preso un filo di uno e un filo dell'altro, oppure due fili di uno e due fili dell'altro, in questo momento non lo ricordo, perché così si ottiene una doppia sfumatura ed ha questo effetto tappetino. Bene. Questo l'ho fatto vedere, ho fatto vedere il punto nodino dell'appliqué. Avete ancora qualche dubbio? Ah no, devo fare un sunto. Il riassunto di ciò che serve. Il riassunto di ciò che serve. Allora, così vi parlo. Ah,
Una cosa alla volta, c'ho sempre un sacco di cose da dire. Da... lì, un secondo. Questo è... sto seduta stasera. Sto comoda. Abbiate pazienza, ma sono stanca morta. Sono prosciugata oggi. Complimenti. Grazie. Per l'alberello. Sì. Allora, questo è il libro da cui abbiamo preso il topolino e il portaavi luce, e l'uccellino, che era fatto così. Vi ricordate la diretta dell'altro giorno? Ok, e questo libro lo mettiamo da parte con il topolino o lo lasciamo qua. Questi sono i miei aghi d'appliqué. Parto con l'erbario. Allora, tanti state aspettando il materiale. Mi metto comoda. Tanti state aspettando il materiale. Adesso a giorni arriva. Arriveranno i libri che sono andati via bruciati. Arriverà la colla della Roxanne, quella un po' più grande, perché sono tutte finite. Gli aghi d'appliqué, non ci abbiamo più niente. Adesso cerchiamo di dare tutto a tutti entro la settimana. Sono qui, arrivo. Per partecipare all'erbario dovete essere in possesso di un libro così. In francese o in inglese, c'è chi ce l'aveva in casa, c'è chi l'aveva, o in giapponese, c'è chi l'aveva a casa, in francese va bene lo stesso, potete comunque partecipare al gruppo. All'inizio avevamo detto di no, perché io sono come cattivissimo me, e poi va bene, venite tutti quanti appassionatamente. Ah, una cosa volevo dirvi. Ricordatevi l'hashtag che avevamo fatto con i negozianti, io non sono Amazon? Ecco, io non sono neanche la mia amica Laura, che è santa ed è buona con il suo lavorino. Io sono molto più cattiva. Quindi, portate pazienza voi, porto pazienza io. Cercate di fare un bel lavoro e di seguirmi, di stare attenti quando spiego, che qua è come a scuola. Io vorrei far cucire... ecco, questo era quello che volevo dire prima mentre... cucivo. Tanti sono venuti qui e mi hanno detto, sai, ero un po' demotivata, con questi video ho avuto nuovi stimoli e il mio scopo è quello di farvi divertire, di farvi cucire e di avere delle piccole soddisfazioni. Certo, il mio intento sarebbe far cucire tutte le signore d'Italia, però lo so che non sarà possibile, lo so che i miei progetti sono complessi, costosi, non tutti se lo possono permettere. Facciamo un passo alla volta, cioè siamo qua tutti per lavorare, quindi comprate il materiale base, se avete a casa dei tessuti utilizzate i tessuti che avete a casa per partire, così intanto possiamo incominciare a fare un lavoro, poi vedete voi, poi tanti, ma io voglio il tessuto giapponese. Ho capito! Cosa ci posso fare? Come ho detto alle signore di oggi, pure io vorrei una Ferrari, però non me la posso comprare. Quindi, anzi, in questo momento non ho neanche l'auto, pensate voi. Bene, libro. Bacchette. La signora che ha chiesto l'elenco del... arriva Ketty. Arriva alla fine. La signora che ha chiesto l'elenco non partecipa né all'erbario né a niente, che voleva un... rind. Allora, bacchette. Le metto qui così vediamo tutto. Bacchette. Forbicine zigrinate. C'entra grossa. Quella grossa però serve per tagliare i tessuti grossi. Sempre dell'appliqui che hanno fatto sia una forbice più grande che una forbice media. Questa è quella grande, che però per quanto riguarda i tessuti molto piccoli non serve. Ma nel caso doveste tagliare pezzi grandi per fare delle borse e tutto quanto, anche lei una lama tutta zigrinata. Quindi agevola il fatto che il tessuto non sfili dopo tanto maneggiamento. Bene. Colla stick. Con le sue ricariche. Cosa mi mancano? Gli aghi per l'appliqué. Adesso poi magari vi faccio un post e lo pubblico sulla pagina o sul profilo, così avete tutto l'elenco uno sotto l'altro. Le fliseline. Bacchette, forbici, pinza, colla, fliselina, filo di seta,
o filo di nylon, in base a quello che desiderate cucire, l'imbastitura liquida della Roxanne, matassine da ricamo. Cosa vi manca? Vi devo far vedere una cosa adesso che mi sono ricordata. I ditali, se utilizzate il ditale, ma per chi ricama c'è una cosa fantastica della Sue Line. È come se fosse una cera che profuma di bergamotto. Questa serve quando vi pungete o vi tagliate, o non sto a dirvi altro, e sporcate di sangue, oppure vi sporcate un vestito di qualsiasi cosa. Un giorno sono andata al distributore di benzina, vestitino grigio di seta con il tacco, prendo la pompa, tutta sporca, ho detto adesso devo buttare via il vestito. E invece no, questa è una cera, un detersivo, non so cosa dirvi, uno stick che sa di bergamotto, ha un profumo buonissimo. Comunque voi lo strofinate sul puntino di sangue, sulla macchia che avete, poi lo lavate e scompare. Non sappiamo per quale motivo, però va via. Anche le macchie di sangue antiche. Non fatemi dire cose che non voglio dire durante la diretta, siamo tutte femmine, quindi anche sul materasso. Poi vedete voi. Quindi anche cose molto secche da tempo, lo passate sopra, straccio, strofinate, sciacquate e miracolosamente si scioglie tutto. Ed è buonissimo, questo lo usano le ricamatrici di solito per quando sporcano le cose, oppure anche se vi macchiate. Io lo tengo sempre in borsa, una goccia d'olio o quello che volete. Io lo tengo in borsa perché poi andate in bagno, fate così, lavate e scompare. Bene. Perché se clicco sul prodotto non mi ci si collega? Perché siamo in diretta. Ok. Quando è finita la diretta cliccate sui prodotti e invece i prodotti si aprono. Abbiamo visto questa cosa, non sappiamo per quale motivo, ma... Esiste un piedino invece che faccia il punto nodini? Un piedino della macchina da cucire, lo chiede la signora Fio. Il cameraman no, dice di sì. E... nel prossimo video vi facciamo vedere, arriva Katie, il piedino con il punto nodino, ovviamente per una macchina elettronica, perché la macchina meccanica non credo che faccia il punto nodino, no. E, altro da dirvi, sì, se vi piace questo genere di lavori vi ho portato due libri da farvi vedere, molto molto carini, anzi tre. Allora, uno da cui è stato tratto questo. Dove mi metto? Va bene qua? E questo è il libro. Se vi piace il genere giapponese, naturalmente. Ti salutano dal Brasile. Dal Brasile! E chiedono anche se hai anche il piedino per il punto satin. Abbiamo il piedino per il punto satin? Ma certo! Ma come no? Ci abbiamo tutto. 870 metri di negozio, ci manca qualcosa, abbiamo anche lo zoo. Vado? House, è questo qua. Stessa tecnica, stesso attrezzo, io lo uso così, la signora Saito lo fa in un altro modo, io non sono la signora Saito. E quindi lo faccio velocemente in questo modo. Queste casettine sono state prese da... questo cesto, aspettate, da questo progetto, eccolo qua, è un libro che non è nuovissimo ma è stato uno dei più venduti in assoluto. C'è Katie preoccupata da tutti i nostri rumori. Altri due libri vi faccio vedere, sempre della signora Saito, ecco, certo. Qualcuno prende il gatto e lo butta via, che va dentro. Via. Scusate, qua noi abbiamo sempre a che fare con un sacco di bestioline. Questi sono altri due libri, se vi piace questo genere. Il 138, che sono 138 progetti in appliqué che mi aveva giusto chiesto una signora questa mattina. E così vi faccio vedere. Chiaramente sto andando piano veloce, vedete, trovate anche qui dei fiori in appliqué. Per le casette hai usato, non riesco a dire, la H250, si riferisce all'altezza?
No, non abbiamo usato l'H250, ma vi ho appena detto che usiamo la fisellina dell'Apliqui, che è quella idrosolubile. Perché devo usare l'H250? Che poi mi resta cartonato il lavoro. C'ho un attimo di sconforto. È entrata adesso e non ha sentito tutte le spiegazioni di prima. Non sono cattiva. No. No. Non sono cattiva. Ma c'è chi non è attento. Poi c'era la Magic Paper con la sua pennina per trasferire i disegni. Vado avanti. Quest'altro invece, il 120, è un libro quasi esclusivamente di ricamo. Sempre giapponese, sempre di Yoko Saito, anche con il ricamo abbinato all'appliqué. 120 perché sono 120 progetti, 138 perché sono 138, poi c'è il 156, 156. La capodanno. Eh? La capodanno. Va bene? L'Angela che ha parlato dell'H250 ha detto scusa, ho sbagliato Angela, a scrivere. Fuori! Ma allora? Dicono anche che sei cattivissima, quindi danno ragione alla redazione. No, non sono cattivissima, è che a fine giornata, oggi posto... No, avevo sbagliato, dai. Sì, sì. Oggi posto tutte le cose che dovete fare, che non dovete fare per l'erbario, ma la misura della coperta... Avete il libro, leggete. Non ce l'avete, aspettate. Anzi, ma la misura della coperta... Ce l'hai il libro? Sì. Devo dire altro? Leggile, tesoro. Altre cose da farvi vedere. Allora, per chi partecipa all'erbario, partiamo dal mese di marzo. E se mi chiedete perché dal mese di marzo, vi sparo. Mese di marzo è... Un attimo, che cerco. Il quadrifoglio o il trifoglio. Questo è il mese di marzo. Ovviamente ce ne saranno due. Uno, due. Per chi fa i 24 mesi. Quindi nei prossimi giorni, appena sono riuscita a mandare il materiale a tutti, partiamo. Magari io vi faccio un piccolo video, così intanto ci portiamo avanti, e poi man mano chi riceve il materiale potrà iniziare. Che bello. Ti piace? Partiamo dal mese di marzo, anche perché il mese di febbraio era un incubo, quindi poi si spaventano subito e non lo vogliono più fare, mentre il mese di marzo è leggermente più semplice del mese di febbraio. Poi ci sono dei mesi facilissimi. Intanto, a proposito dell'erbario, vi faccio vedere delle cose che l'altra volta non avevo fatto vedere. Uno, che era quello che avevo promesso alla Franca, che non trovavo l'altro giorno, sempre perché... Era questo, Franca, che volevi vedere, che ti piace un sacco questa piantina. Questa, ad esempio, è fatta tutta appunto coloniale, la bacchettina. Avete presente quell'erbetta di campo un po' grassa che fa sopra quell'infiorescenza dura? Non l'avete mai vista? Sì. Che da bambine le sgretolavamo tutta. È vero. Questi sono appliqué e poi ricami. Per chi non sa ricamare nell'erbario o negli esagoli, non c'è problema, perché io di volta in volta faccio vedere i punti di ricamo con un piccolo video. Quindi è semplice, tutti possono partecipare. Queste altre cose dell'erbario. Riguardo l'erbario, io ho dato le quantità, il materiale, mancava la matita nera, e i prezzi. Cosa vuol dire? Che ora per partire abbiamo bisogno necessariamente dei fondi e del tessuto per le applicazioni. I fondi, se non ce li avete, ve li posso dare, il tessuto per le applicazioni anche, però se volete potete utilizzare anche i tessuti di casa vostra. Si chiama Plantago. Plantago, quell'erbetta di campo, questa qua. La signora Eleonora lo mette. Non lo sapevo. Questo invece è un vischio. Poi abbiamo un, come si chiama questo? Liquidambar.
potrebbe essere un ippocastano o un liquidambar, non si capisce bene. Poi il fiore di pesco. Mi piacerebbe tantissimo andare in Giappone a vedere la fioritura dei ciliegi, volevo dirvelo, ma tantissimo, 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 tantissimo. Anche solo qualche giorno, non tutta una settimana intera. C'è qualcuno che mi porta? Tutti fanno no no qua, quindi anche quest'anno, hop! La quercia. Come si chiama questa pianta? Io non lo so. L'avevo fatto anch'io. Bene, vi ho fatto vedere anche questa sera un po' di lavorini, un po' di cose che avevamo già fatto, un po' di tutto. Mi sento la signorina buonasera qui seduta. Poi ho bisogno di una sedia che non mi scricchiola. Avete delle domande? Sì. Adesso quando arrivano alla redazione, perché arriva leggermente in ritardo. Bellissimo il fiore di pesco, come è fatto? Torniamo da capo. Da capo. Veramente siamo qui fino a mezzanotte questa sera. Inquadra il fiore di pesco, appliqué e poi tutto ricamato. Punto coloniale, punto margherita. Punto erba, punto margherita sono i germogli. E compratevi il libro e scaricatevi il modello. I modelli sul libro vanno ingranditi del 200%. Io credo di aver terminato per questa sera. Ho detto tutto? Eh? Cosa dite? Ci sono domande? Ho fatto un riassunto di tutto il materiale. Ho parlato dell'erbario. Vi ho fatto vedere qual era il libro dell'erbario, vi ho fatto vedere il libro da cui abbiamo preso il topolino, vi ho fatto vedere come si cuce a macchina, il filo di seta, il filo di nylon. Sono stata chiara, attendo ancora 2 secondi se ci sono delle domande. Tutto bello, complimenti. Sandra ha detto che ha fatto il mese di novembre, foglie di quercia, grandicelli, per cominciare. Bene, noi però nel nostro gruppo partiremo tutti assieme, quindi si parte dal mese di marzo, appena tutti avete le cose io in settimana incomincio a postare il mese di marzo, lo facciamo proprio assieme, quindi io vi faccio un video di come facciamo il disegno, di come lo trasferiamo e man mano andiamo avanti così, così voi siete seguite passo passo e non vi sentite abbandonate, ok? Va tutto bene? Allora per questa sera abbiamo finito, dovevo dire qualcosa d'altro ma non me lo ricordo. Ah, potete utilizzare sia i tessuti giapponesi per l'erbario che i tessuti tinti in filo, che i batik, i tessuti americani, i tessuti stampati, un po' di quello che volete. Io utilizzo i fili della Cosmo, voi fate con quello che avete, se no mi chiamate e mi dite mandami anche i fili. Per oggi basta. Se siete già entrati nella mia pagina, oh, scusate la redazione. Allora, per chi vuole rivedere e rivedere più volte i video, potete andare nella mia pagina, nel mio canale YouTube, che è YouTube Roberta De Marchi, canale YouTube, iscrivetevi e poi schiacciate la campanella che fa drin drin, così ogni volta che noi postiamo un video che arriverà, che non sarà mai in diretta perché arriverà il giorno dopo, lo posta Claudio, potete riguardarvelo centinaia, centinaia, centinaia di migliaia di volte. Ma adesso io ho una cosa da dirvi che la redazione non ha detto. Quando il video è finito, siccome siete sulla pagina, e spero che Claudio stasera abbia postato il link dappertutto, perché ci sono persone disperate che hanno detto che ci hanno messo 2 ore a collegarsi, mi sono se fac. E traduco, non so cosa farci. Quando il video è finito c'è scritto metti delle stelline, dai un punteggio alla pagina di Roberta De Marchi, siccome siete stati qui tutte queste ore dite skling, se mi date un punto vi butto fuori, però non vi parlo più, quindi sì, cioè, abbiamo dei brutti cattivi che ci mettono un punto, una stellina sola, gente che non abbiamo mai conosciuto stranamente. Un'altra cosa, ho bisogno che mi mettiate la stellina lì, non una, 5, perché sono bravissima e quindi se
se no non vi faccio più i video, più che altro. Sono molto democratica, altro che di origine tedesca. E poi andate anche su Google, poi Claudio vi posta il link sia dove mettere le stelline, vero Claudio? Che YouTube. Il link di Google, in modo tale che potete o mettere le stelline su Google, per favore, per favore, per favore, mettete le stelline anche su Google, oppure scrivere una recensione. Mille stelle ti metteranno. Ah, mille stelle, ok, grazie. Voglio la seggiolina che non fa rumore, però anche una seggiolina stocche. Su Instagram non riusciamo a postarli i video, quindi su Instagram no, avremo tutto un altro genere di comunicazione su Instagram. Wow, tutti con la puzza sotto al naso. E noi qua siamo un po' più casalinghi su Facebook. Quindi ho detto anche delle mie stelline su Facebook, quindi la redazione la prossima volta ricorda le stelline su Facebook e quelle su Google, oltre alla campanella che fa Drindlon. E poi siete come a casa, entrate dove volete e noi vi accogliamo. Vi ricordo che sabato pomeriggio ci sarà il pomeriggio gratuito per fare il lavoro di Laura Mori, quindi il Mystery Serendipity Quilt. Chi è a Milano e vuole partecipare, Laura venerdì sera posterà il nuovo progetto, che è il quarto, quindi potete venire a vederlo. Mentre al mattino facciamo una mattina gratuita di esagoni. Chi li ha già fatti, chi ha già iniziato a farli, chi vuole iniziare, chi vuole venire a stare in compagnia, tutto sabato mattino può venire qui e ricamare, fare l'appliqué con noi per realizzare gli esagoni. Ho detto tutto. Comunque domani Claudio scrive la newsletter per quanto riguarda gli esagoni. Mi sembra che siamo a posto, siamo un po' sfiniti. Ricordatevi per gli ordini di scrivere solo in un unico canale, se no ci spariamo, e per il resto basta. Vi auguro una buona serata, grazie per essere state qui con noi. La redazione saluta e ringrazia, saluta. Ma non vogliono essere inquadrate. Ciao. Solo furtivamente. No. Possiamo anche il cameraman saluta? Ciao, e Claudio da casa starà salutando. Claudio è morto. No, è lì che già. Buonanotte, grazie a tutti. Buona serata e buonanotte. Ciao, a presto.